Educazione ai sentimenti, un percorso per imparare a riconoscere l'altro in termini di accoglienza e non di opposizione. 12 le scuole selezionate fra le diverse municipalità dove il Comune di Napoli ha promosso laboratori con gli studenti e docenti fra le iniziative di prevenzione sulla violenza di genere. Sono state esperienze molto belle che nella giornata di oggi saranno riportate perché si è verificato non solo da parte dei ragazzi e delle ragazze una grossa partecipazione proprio su questo tema dell'educazione ai sentimenti, quindi il rispetto della differenza di ciascuno e di ciascuna, ma anche perché si è percepito un grande bisogno da parte degli insegnanti di praticare proprio un modo diverso, uno stile diverso di insegnare per ogni disciplina, con un'attenzione particolare alle soggettività. Consegnato il premio alla scuola vincitrice del concorso di idee per la creazione di un logo antiviolenza. Lo hanno vinto i ragazzi del Virgilio 4 di Scampia, che hanno utilizzato il linguaggio giovanile degli emoticon. Chi più dei ragazzi può raccontarci davvero che cosa succede tra di loro e che cosa invece noi adulti possiamo fare per aiutarli a non cadere anche vittime di episodi di violenza. La violenza di genere, ma la violenza in generale, è un problema culturale, è un problema di conoscenza, di eccessivo silenzio intorno a qualcosa di cui spesso si ha molta paura, si ha paura di parlarne, si ha paura di raccontarlo, ma anche molto di ascoltarlo. È molto bello che le scuole coinvolte siano state anche scuole appunto primarie e secondarie di primo grado. È lì che probabilmente lo stigma si combatte più facilmente.